Sabato a tutti voi, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con speciale Volley Cirignola. Decima giornata del campionato di Serie C femminile, la Lapigia Cirignola torna a calcare il parquet del Pala di Leo, ricevendo il Santeramo in un incontro che vedrà opposta la formazione opantina ad un avversario tutt'altro che morbido. Il successo in rimonta al tie break, Abicelli ha rinnovato la carica e la fiducia per le ragazze di Michele Drago e Cosimo Di Lucia, artefici finora di un buonissimo torneo, conquistando per la prima volta in assoluto la qualificazione agli ottavi di Coppa Puglia. La sfida di domani sarà influente sia per l'inseguimento alla coppia di testa Modugno-Gioia del Colle, sia per determinare la posizione di classifica ed il relativo incrocio per ciò che riguarda la Coppa. Tra l'altro, un plauso va al capitano Giuseppe Scarale, il cui attaccamento alla maglia ha fatto dimenticare una disavventura stradale poche ore prima della trasferta adriatica. Tra l'altro, il Santeramo hanno come obiettivo la salvezza, ma finora si sono comportate molto bene, tanto da conseguire tre successi nei primi tre turni. Parliamo adesso del campionato di Serie D maschile, via il girone di ritorno e per l'Udas arriva un probante test in casa della capolista Noi Cattaro. Il match è in programma questo pomeriggio alle 18:30. Vede sulla carta sfavoriti gli Udassini, che però, ben consci di quanto successo all'andata sconfitta solo al tie break, sanno di poter mettere in difficoltà la battistrada del campionato. Il Noi Cattaro, come da previsione della vigilia, è in testa, avendo perso una sola partita. I ragazzi, allenati da Roberto Ferraro, provengono dalla vittoria sofferta casalinga contro il Trinitapoli in casa di domenica scorsa, che ha mostrato ancora una mancanza di continuità da una parte, ma nello stesso tempo una bella prova di forza d'animo dall'altra, recuperando lo svantaggio di due parziali. Raggiunta la zona playoff, i biancazzurri vogliono tenersi stretti la loro posizione ed il colpaccio all'Atletico può non essere impossibile. Bene amici ed amiche, è tutto per questo numero di speciale Volley Cirignola. Prossimo appuntamento con la nostra trasmissione lunedì, vigilia di Natale alle 12:30. Grazie per l'attenzione e un buon weekend a tutti da Mimmo Siena.